Amici di Wine TV, ben ritrovati. Oggi vi porto in uno scenario magico perché siamo in un posto veramente a pochi uguali al mondo, le sponde occidentali del lago di Garda. Quindi questo incontro delle montagne verso questo specchio d'acqua stupendo è veramente qualcosa di incantevole. E parleremo di tenute del Garda. Siamo nella denominazione della Val Tenesi, in cui il vitigno autoctono Groppello la fa da padrone. La fa da padrone non solo per la sua grande versatilità, ma soprattutto per la storicità anche di questi vigneti che Tenute del Garda ha saputo mantenere nel corso degli anni. Il vino che andremo a degustare è Vistalago, un nome già che ci fa presagire quello che potrà essere la sua capacità, le sue eleganze che troveremo nel bicchiere. Come potrete vedere già dai colori, un bel rosso porpora tendenzialmente uniforme con lievissimi riflessi granati, ma sono un leggero accenno. Siamo davanti a una selezione, una riserva 2016. Ma andiamo a ruotarlo nel bicchiere. Come vedete, un vino di assoluta struttura. Questo nasce con un'accurata selezione delle uve Groppello che subiscono un appassimento in cassette. La bellissima anche storia a questo vigneto è data anche dal fatto che le escursioni giorno-notte favoriscono quelli che sono i precursori aromatici e soprattutto donano tantissima eleganza al vino. Ma andiamo a valutarlo da un punto di vista olfattivo. È l'esplosione di un frutto concentrato che ricorda una leggera ma leggerissima dolcezza al naso, ma quello che invece prevale è una grandissima freschezza di note floreali, fruttate, leggerissime note speziate. Il vino fa un affinamento in legno per un 30%, ma anche un aspetto di mineralità che colpisce il naso, quasi sensazioni iodate. Assaggiamolo. Un vino di una assoluta complessità, rotondità, volume. È un vino che entra largo nel nostro palato, ci coinvolge tutte le papille gustative, ma poi si dirige in una verticalità che è assolutamente espressione di freschezza gustativa, tannini perfettamente integrati e quasi leggermente scalpitanti, che danno una piacevole ruvidità in bocca. Allo stesso tempo si esprime ora, dopo che sto parlando un po' di tempo, la sapidità, il territorio. Quindi è un vino entusiasmante, racconta tanti lati, racconta questo suo ingresso rotondo, questo frutto pieno, ma poi si dirige verso queste sue note di decisa freschezza. È un vino piacevolissimo da bere ora, ma secondo me anche in questo caso dovremo aspettare per avere una sua completa armonia, una sua completa evoluzione e maggiore espressività. Parliamo di abbinamenti. Visto la versatilità di questo vino, si potrebbe andare da delle cose classiche. Meglio sposarlo su una grande grigliata, un vino così che ha anche piacevoli doti di morbidezza e vini con tannicità molto più importanti. Quindi io lo consiglierei questo Groppello su una grigliata di maiale, su una bistecca e altre cose del genere. Ma perché non provarlo su una sella di mora romagnola, su purea di patate di cetica magari e un olio delle zone del Garda? Ecco, divertitevi, perché l'abbinamento in primis è piacere. Non mi rimane che salutarvi e augurare un buon vino a tutti e un brindisi.